Non l'avevo riconosciuta a casa Terrani, ma mi ha incantato al primo sguardo. Naturalmente dovremmo... Ma che cosa dici, Andrea? Non puoi chiedere la mano di Anna. Perché no? Anna non è fidanzata. Ma tu sì. Io? Sì, con Beatrice, sua sorella. No, smettiamola con questa storia. Chi volete che prenda sul serio questa sciocchezza? Non si tratta affatto di una sciocchezza, ma di un fidanzamento vero e proprio. Da anni Beatrice aspetta con impazienza il tuo ritorno per sposarsi. Non capisco come tu abbia potuto pensare a un'altra donna quando sapevi perfettamente... Io non lo sapevo, madre. Lo sai da quando eri un bambino che un giorno tu e Beatrice vi sareste sposati. A un bambino si possono raccontare mille storie. Che esistono le fate, gli gnomi e i draghi che sputano fuoco. Perché non mi avete più parlato di questo fidanzamento? Pensavo non ce ne fosse bisogno. Nelle mie lettere ti parlavo sempre di Beatrice. E 7 anni fa, quando hai trascorso quella vacanza a Campo Real, stavate sempre insieme. Insomma, credevo che fosse sottinteso. Evidentemente vi siete sbagliata. Se ho parlato qualche volta con Beatrice, l'ho fatto per cortesia, visto che si trattava di una lontana cugina ospite nella tenuta. Non vorrei offendervi, madre, ma avete sbagliato a prendere questo impegno a mio nome. Molti matrimoni sono stati combinati in questo modo. Beh, il mio no. Ma Andrea, come... Mi dispiace molto, madre, ma io sono innamorato di un'altra. Anna è al corrente di questo mio presunto fidanzamento con la sorella? Tutti ne sono informati. I nostri parenti, tutti gli amici. No, no, Andrea, non può essere. Per Beatrice sarebbe terribile. Lei si considera la tua fidanzata. E poi ti ama tanto. È una fanciulla stupenda, ben educata. Suona il pianoforte, parla francese, ricama la perfezione. È virtuosa, modesta. Sempre pronta a fare opere di carità. Bella com'è, tua sorella farà sicuramente strage di tutti i giovanotti disponibili a San Paolo. E a noi non lascerà niente. Ti prego, Teresa, stai parlando di mia sorella, non di una sfrontata. Forse ho esagerato un po', ma non negherai che sia presuntuosa. Dal momento che vive nella capitale si sente in dovere di guardarci dall'alto in basso. Ricordati come si è comportata lo scorso anno. Non faceva che parlare degli inviti che aveva ricevuto, delle feste, delle carrozze, dei vestiti all'ultima moda. E ci trattava con sufficienza, come se fossimo contadinelle ignoranti. Lo so, mia sorella è fatta così, però in fondo è molto buona. E se vuoi saperlo mi fa pena. Mia madre sperava tanto che riuscissi a trovare marito. Beatrice, non sai come ti invidio. Quando tornerai? Alla fine del mese. Però prima, madre, dobbiamo chiarire la situazione con Beatrice. Secondo me dovresti frequentarla almeno un po'. No. Sono sicura che la troveresti incantevole e più garbata di Anna. Potrebbe anche essere la donna più affascinante del mondo. Ma non l'amo, madre mia. È così difficile da capire. E dato che mi avete messo voi in questa situazione, vi prego di trovare il modo più corretto per tirarmene fuori. Hai provato a pensare cosa significherebbe per lei? Sì, me lo immagino. E non so dirvi quanto mi rincresca, perché lei, poverina, non ha colpe. Ma neanch'io. Cercate di comprendermi. Ho visto dozzine di amici che, per un motivo o per l'altro, si sono dovuti sposare con donne che non amavano. E la loro vita si è tramutata in un vero inferno. Detestano la loro casa, sono continuamente irrequieti e cercano distrazioni ovunque, diventando facilmente preda dei vizi e dello sperpero. Io aspiro a una vita diversa. Desidero una vita tranquilla, accanto a una sposa dolce, affettuosa, che mi ami profondamente quanto io l'amo. La donna che soltanto io ho scelto per essere la madre dei miei figli. Anna forse condivide i tuoi sentimenti? Non mi sono ancora dichiarato per correttezza, però spero di sì. Ho visto Andrea nella capitale. Davvero? Dove? A una festa a casa della zia Amalia. E che cosa ti ha detto? Oh, nulla di importante. Mi ha salutato ed è stato molto gentile con me. Lo ami molto. Come potrai non amarlo? Lui è il mio promesso, il mio futuro sposo. Però voi due non vi siete mai frequentati. Non dimenticarti che lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Certo, forse hai ragione, però... Però dentro di me provo un affetto così grande. E se Andrea non sentisse la stessa cosa, avrebbe già rotto il fidanzamento. Sì, certo. Sapessi come sono emozionata. Spesso la notte non riesco a dormire pensando che tra poco rivedrò Andrea. Solo all'idea mi sento svenire. Davvero? Non ti ritenevo capace di tanto entusiasmo. No, ti prego, non pensare male di me.
Provo un sentimento naturale e onesto per il mio fidanzato, per il futuro padre dei miei figli. La casta è pura Beatrice. Non mi inganni, sorellina. Muori dalla voglia di sentire sulle labbra i suoi baci, di sentire il calore del suo corpo sotto le lenzuola. Che modo è di parlare? È questo che si insegna nei collegi della capitale? No. Queste cose si imparano fuori dal collegio, durante le feste o parlando con le amiche. Sono pensieri osceni, pensieri peccaminosi, ma molto reali. Ti lascio, hai bisogno di riposare. Buonanotte. Beatrice. Da donna a donna, riconosci che l'unica differenza fra i tuoi pensieri e i miei consiste nel fatto che io esterno le mie convinzioni, mentre tu invece le nascondi. Buonanotte. Che ipocrita. Pietro! Non girarti subito, ma lì sotto c'è una donna. Devi seguirla e poi dimmi chi è. Agli ordini. Carmen? Chi abita in quella casa sulla riva del mare? Quale casa, signorina? La capanna che è sulla scogliera. Siete arrivata fin lì? Sì. C'era un bel giovanotto. Oh, signorina, non tornateci più. Perché? Quell'uomo è pericoloso, potrebbe farvi del male. Ah, non ci credo. È un demonio, signorina. Un essere selvaggio. Qui tutti hanno paura di lui. La gente del popolo lo chiama Juan del Diablo. Scusami se ti ho fatta venire fin qui. Ma no, non devi scusarti. Vieni, sediamoci. Quando sei arrivata? Ieri sera. È stato un viaggio faticosissimo. Come sta, Andrea? Dimmi tutto. Molto bene, grazie a Dio. E quando verrà? Alla fine del mese. Beatrice è così nervosa. Certo, lo immagino. Qualcosa non va? Non so proprio come dirtelo, cugina. Che cosa è successo? Purtroppo, Andrea non ha nessuna intenzione di sposare Beatrice. Vergine Santissima. Ma perché mai? Non so cosa dirti, sono tanto mortificata perché in fondo la colpa è mia. Per me il fidanzamento fra loro era scontato. E invece lui non la pensa in questo modo e non vuole sposarla. Oddio mio. E c'è di peggio, cugina. Ma cosa può esserci di peggio? Ecco... A Città del Messico ha conosciuto una fanciulla e se n'è innamorato. Al punto che vuole che io chieda la sua mano. Davvero? Di chi si tratta? Ho paura a dirtelo, cugina. Si tratta di tua figlia. Mia figlia Anna.